Il comune sotto i 10.000 abitanti, Cuccaro Vetere di Salerno, dovrebbe esserci Aldo Luongo. E nel Cilento, uno dei comuni più ricicloni per il 2017. L'importante risultato è stato raggiunto dal comune di Cuccaro Vetere. Il sindaco Aldo Luongo ha ritirato il premio dalle mani del ministro per l'ambiente Gianluca Galletti nell'ambito della cerimonia che si è svolta ieri mattina a Roma. Il comune di Cuccaro Vetere, dove la raccolta porta a porta si fa con l'ausilio degli asinelli, è risultato il miglior comune rifiuti free in Campania e con i 19,7 kg per abitanti di rifiuto non differenziato, il primo in Italia sotto i 10.000 abitanti. Un importante risultato, dice il sindaco Aldo Luongo, la nostra comunità da tempo è attenta alle tematiche ambientali. Siamo stati il primo comune del Mezzogiorno ad inaugurare la compostiera di comunità. Io devo ringraziare Legambiente, voglio cogliere questi due minuti per dire come è partita questa. Come si è arrivati a questo risultato? Nel 2011 io ho fatto ho iniziato un'esperienza sulla raccolta dell'organico. Il mio comune è stato il primo comune in Italia a installare una compostiera di comunità. La compostiera di comunità che ci ha permesso chiaramente di riciclare, di iniziare un discorso di riciclo dell'organico, da cui è nata praticamente poi una diversa e una nuova sensibilità anche dei cittadini nei confronti dei rifiuti che ci porta oggi a questo risultato. Da quell'esperienza, anche se da un comune molto piccolo, un comune piccolo della provincia di Salerno nel Parco Nazionale del Cilento, si è aperto un discorso sul compostaggio di comunità in Italia e noi insieme all'Enea siamo riusciti a collaborare, abbiamo aperto una collaborazione col Ministero, siamo arrivati a questo decreto di qualche mese fa sul compostaggio di comunità, abbiamo costituito l'Associazione Italiana Compostaggio con l'obiettivo di promuovere la diffusione del compostaggio con queste macchine di piccola taglia che sono rivolte ai piccoli comuni e che potrebbero darci una grande mano nella riduzione della produzione di rifiuto e nella realizzazione invece di prodotti che possano poi essere riutilizzati dai cittadini. Grazie.